La giornata di oggi è soprattutto incentrata sul discorso dell'assistenza nei confronti del bambino con diabete in Sardegna. È risaputo che noi come pediatri non abbiamo una rete di assistenza. La rete di assistenza è fondamentale per l'uniformità delle cure, per un collegamento di competenze, per qualsiasi esigenza abbia il paziente o qualsiasi esigenza abbia il centro. Quindi la richiesta che facciamo oggi all'autorità regionale dell'assessorato alla sanità, oggi nella persona del dottor Secchi, è quella di promuovere questa rete di assistenza e cercare di migliorare quello che già esiste. Consapevoli della carenza di risorse che c'è in questo momento, chiediamo almeno una riorganizzazione, ma che abbia un'efficienza e la possibilità di farci lavorare in maniera ottimale, in modo da dare una risposta adeguata e giusta a quelle che sono esigenze dei bambini e delle famiglie, perché il diabete, dietro ogni singolo paziente esiste una problematica importante, esiste una terapia complessa che è quella insulinica, esiste un risvolto sociale, un impatto sociale della malattia sulla famiglia, sul lavoro dei genitori, dal punto di vista economico, sulla scuola e su tutto quello che è appunto la vita di un bambino. Noi dobbiamo assicurargli, come a tutti i bambini, una crescita, è uno sviluppo cognitivo e una socializzazione che sia normale come tutti gli altri suoi. Quindi oggi la giornata è soprattutto perché si riorganizzi a livello regionale questo problema e sono molto contenta che ci siano sia tutti i centri pediatrici della Sardegna, le associazioni che lavorano di volontariato che lavorano nei confronti del diabete e le autorità regionali dell'assessorato alla sanità. Diciamo che è stata una giornata molto produttiva e molto importante. Penso che a tutti quanti oggi con un piccolo contributo sia arrivato nelle diverse realtà.